Grazie Presidente, io sarò molto breve, soltanto per dire che la proposta di delibera è stata votata nel Consiglio del primo municipio ad ottobre del 2017. Poi sappiamo tutti che l'Aula, l'Assemblea Capitolina, si è espressa sul tema di ATAC, in particolare sul concordato a cavallo tra dicembre e gennaio 2018. Nel concordato ovviamente rientra anche la questione dell'alienazione dei beni di ATAC e quindi in particolare dei beni non strumentali al funzionamento del trasporto pubblico locale. Pertanto, per questo motivo, proprio perché la delibera, essendo stata votata dal Consiglio del primo municipio in data anteriore a quello che poi è successo e sta succedendo in questi mesi ancora sul concordato, di ATAC, e poi anche tenendo in considerazione il fatto che sia il Segretariato Generale del Comune di Roma, che nello specifico il Dipartimento Urbanistica del Comune hanno espresso parere contrario su questa delibera, noi non ci sentiamo, di accogliere favorevolmente la proposta del primo municipio, anche se ne apprezziamo l'intento e ovviamente non vogliamo minimizzare il processo di partecipazione e il dialogo che il municipio ha avuto con i cittadini di quel territorio. Ma appunto, quindi anticipo nel mio intervento di discussione il nostro voto, che sarà un voto di astensione, semplicemente per le motivazioni che ho qui rappresentato all'Aula. Diciamo che in qualche modo questa delibera è stata superata dai fatti e va, come prevede anche lo strumento urbanistico, il piano regolatore, all'articolo 84,4, che è riportato anche negli atti successivi di questa amministrazione, fatto un discorso complessivo su tutto il patrimonio, quindi di ATAC. Quindi anticipo il voto di astensione della maggioranza. Grazie.